Komodo in indonesiano, Pulau Komodo, è un'isola dell'Indonesia situata nel Mar di Flores che fa parte delle piccole isole della Sonda. Oh Vito, sei contento? Molto. Siamo arrivati là dove tu hai spinto sin dall'inizio. Io? Sì. L'isola è celebre per essere uno dei pochi luoghi dove si possono ammirare allo stato selvaggio i varani di Komodo, i più grandi sauri viventi, che possono raggiungere in rari casi i 3 metri di lunghezza e circa i 70 kg di peso. Le sue dimensioni consuete sono state attribuite al gigantismo insulare, dal momento che nelle isole in cui vive non vi è nessun altro carnivoro. Siamo qui finalmente arrivati nella mitica isola di Komodo. Questo è l'ingresso. Essendo un barco naturale, siamo sempre comunque accompagnati da ranger, comunque in tutta la zona qui, anche dalle altre isole. Siamo in 15, ce ne danno 3. E adesso andiamo a sentire. Arrivati nel parco ci sono 3 possibilità di trekking. Uno ovviamente corto, uno medium e l'altro invece impegnativo. Bisogna essere anche fortunati, perché hanno detto adesso le guide che probabilmente per noi sarà difficile vedere i draghi in quanto sono nella stagione degli amori, quindi si nascondono. Grazie alle sue dimensioni, questa lucertola domina sugli ecosistemi in cui vive. Cattura le sue prede, come invertebrati, uccelli e mammiferi, sia inseguendole che tendendo loro imboscate. La dieta degli esemplari più grandi è costituita essenzialmente da cervi, sebbene consumino anche considerevoli quantità di carogne. In passato si credeva che la pericolosità del suo morso fosse dovuta ad una saliva spesso sporca di sangue, dato che i suoi denti sono quasi interamente ricoperti di tessuto gengivale, che si lacera quando mastica, di fatto un territorio ideale per lo sviluppo di alcuni batteri patogeni. Adesso, però, è stata dimostrata la presenza di 2 ghiandole velenifere nella mascella inferiore. Di fatto, una volta avvelenata la preda, è capace di seguirla per giorni in attesa della morte per infezione. We found something? Yeah, we found a Komodo dragon. Oh, fantastic, amazing. Siamo emozionate? Sì. Sì. Siamo emozionate o no? Perché? Vedi, lui non è emozionato per niente, perché sta parlando di là. Come vedete c'è una discreta fila, sul grande momento ci avviciniamo. Vediamo questo tracco di Komodo. Mi stavo chiedendo dov'è? Eccolo qua. Come potete vedere dalle immagini, ci si può avvicinare molto ai draghi. Ricordatevi sempre di tenere una distanza di almeno 2 metri di sicurezza. Con questo esemplare ci siamo potuti avvicinare di più perché aveva appena finito di mangiare. Si è spiaggiato, ragazzi. Abbiamo fatto col drago, però Vito non è soddisfatto perché secondo lui era un Komodo finto. Esatto. Ne vuole uno vivo. Esatto. Sì. No. Ne vuole uno vero perché lo vuole sfidare a mani nude. E lo vuole più grosso ancora. Allora ragazzi, dai. Emozione nel vedere il drago di Komodo. Mary? 2 belle scarpe. Un borsone? E un cappello. E un cappello. Voi ragazzi invece? Voglio sfidarlo, voglio di primeggiare. Mani nude. Mani nude. Una volta giunti vicino ad uno specchio d'acqua, non abbiamo dovuto aspettare molto prima di incontrare un nuovo esemplare di varano. E questo era decisamente più attivo. Gli scienziati occidentali avvistarono per la prima volta il drago di Komodo nel 1910. Il drago di Komodo, anche se non sembrerebbe dalla sua andatura, ha uno scatto fulmineo capace di fargli raggiungere i 20 km orari. Quindi, lo ripeto, occhio ad avvicinarvi troppo. Ci sono i cuccioli, ragazzi! Ci sono i cuccioli dall'altra parte. I
I giovani esemplari di Komodo trascorrono gran parte dei primi anni di vita sugli alberi, dove sono relativamente al sicuro dai predatori, compresi anche gli adulti della propria specie, poiché il 10% della loro dieta è costituita proprio dai giovani draghi. Comunque ragazzi, io ho un selfie con il Komodo, Ho un selfie con il Komodo. Se vi è piaciuto il video, mettete like e iscrivetevi per supportare il mio canale. E per tutti quelli che sono in cerca di un souvenir, non preoccupatevi, alla fine del percorso c'è il classico mercato con tutti i commercianti dell'isola. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e, che dire, ci vediamo alla prossima avventura ducale!